Dovrebbe riuscire adesso, infatti è così, il piccoletto è un poco come l'abitino, è piccolo ma è pieno di devozione. Visore da un agile maratone. Pallone al centro, sbaglia il rinvio, guarda basso, ingannato da un falso, sbaglia il rinvio, guarda basso, un pallone che gli rimbalza a mano sul terreno di gioco e va. Guarda caso che è qualche cosa di incredibile quello che è capitato a guardabasso. Di sbagliare, ha trovato semplicemente il portiere che bisogna. Bello l'invito per il numero 4 Borelli, occasionissima per la Palmese. Attende l'invito, pallone basso, scivoloso e la riporta, ottimo l'invito al centro ed è la prima zuccata di Piccirillo che su l'invito del capitano Manco che è sgusciata tra i bianchi difensori del Carpazio ha portato la palla quasi a fondo campo per poi con una pennellata di precisione mettere il pallone al centro dove con una zuccata precisa e decisa tira il numero 9 Tranfa, vede in velocità Piccirillo, ottimo il lancio verso il giocatore rossonero, entra in aria e da campione fa 30 metri in velocità, ottimamente servito da Tranfa, in velocità beve due avversari e sull'uscita frega tra virgolette, ma stordisce il portiere Vaccaro, a cui non resta che raccogliere il pallone in rete. Ancora Moccia a cercare il capitano Mano, buono, manda a quel paese a due di loro, servendo di precisione Tranfa. Come si dice a Napoli, la pedina più civile è più rivoluzione. Manco di precisione. Taglia tutta la difesa.
tutta la squadra rossonera quasi in campo, e come si voleva dimostrare ancora una volta il difensore Goliago, sempre vincente a mettere dentro il pallone del vantaggio. Porta dalla seconda capitolazione, va ancora, ritenta per la seconda volta, manca. Buona moccia, è il difensore che sulla faccia si è sempre fatto valere. Buona adesso, e stavolta riesce a fondo. Come dicevamo, occorreva un uomo nuovo, un uomo veloce, un uomo moccia come entrato. Prima a fondo, dopo uno scambio con il capitano Manco, gli ha restituito il pallone e il piccoletto, dividendoli con D'Andrea, nuovo entrato, mentre invece applausi veri, sinceri, li riceve anche. E lo atterra, calcio di rigore ineccepibile. Tutto è pronto, si aspetta il fischio dell'arbitro, tuona l'arbitro, va a tranfa, il pallone in rete e si accompagna al fischio dell'arbitro. Alla segnalina. Lancio lungo della Palmese adesso, risponde il contropiede, buona l'occasione per Picciolillo, ottima, ottimo lo spunto di Picciolillo che non lasciava intravedere questa conclusione, pallone buttato in avanti, Picciolillo che rincorreva a suo fianco il difensore Somma e poi si è avventato anche Romano, ma con una perfetta scelta di tempo Picciolillo ha beffato sia l'uno che l'altro, cioè il portiere Gallo in uscita, con un leggero pallonetto in mezz'aria ha segnato il vantaggio ad appena 2 minuti dall'inizio del secondo tempo. Al collo alla Cerentano, un po' alla Morandi, bandiera fittissima, pallone che dovrebbe, stando alle nostre previsioni, superare la traversa, e come volevamo dimostrare gli uomini che il pallone, benissimo adesso l'apertura in profondità come preferisce Befe, ecco benissimo l'apertura per lui, entra in aria frontata come avevamo previsto, è il torello rossonero che ha bisogno di avere questi lanci in profondità per superare i suoi avversari come Birilli, fiondare approfittando della sua forza fisica, ha superato 2 avversari, ha evitato il portiere e poi da una posizione quasi impossibile è andato a mettere il pallone del vantaggio in rete. Siamo al 38esimo, va a far carambolare il pallone in rete
cosa effettivamente incredibile, inimmaginabile. C'erano tutti gli 11 giocatori della Palmese, preso letteralmente in braccio. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Noi abbiamo un telecomando dalla nostra cabina di trasmissione. Abbiamo un telecomando e li guidiamo con esperienza, con intuito. Modello nuovo è anche questo Palmieri, che rientra dopo tanto tempo. Ultimo acquisto della Palmese, Piccirillo, che va a mettere al primo giro di lancetta il pallone in rete, mentre vanno già a contestare la decisione. Di Luccio fitta la barriera, finta Pisone, va Di Luccio e pallone, come dicevamo, di precisione va a ricevere gli applausi del pubblico e poi l'abbraccio va direttamente al tecnico, che ha avuto fiducia in lui sin dal primo momento, e lui lo sta ripagando a piene mani con una prestazione eccellente, con questa botta micidiale dai 25 metri, 2-0 al 18. Buona l'occasione, buona anche l'occasione per Moscia, il quale con un perfetto gioiello, un perfetto colpo ben calibrato, preciso, da grosso giocatore, riesce sta lancia di Cilito. Buono il duello stavolta, dovrebbe uscire vittorioso il numero 7, infatti esce vittorioso, fa semina gli avversari e stavolta sì che viene ben servito, e stavolta sì che il numero 7, che si era posto come spalla per il sigillo a questa seconda parte della gara, e precisamente al 28esimo. Thank you.